stato abbastanza costante in entrambe le regate, 5-4-1, quindi una chiusura in bellezza. E una giornata molto difficile, soprattutto per me che comunque prediligo il vento leggero, quindi dove subentra anche la parte fisica e atletica. Ma nonostante tutto sono riuscito a fare delle ottime partenze, a stare sempre lì in fase con il vento, con le raffiche, con gli avversari, soprattutto nell'ultima regata, e sono sempre lottato lì per la quinta, quarta, terza posizione. Anche nella prima regata, nella seconda parte della bolina, nella seconda parte della regata ero terzo, quarto. Peccato poi nell'ultima parte, appunto vicino alla boa di bolina, ho dovuto poggiare e passare dietro ai sonar, alle barche appunto dei Paralimpici, e ho perso molto in quel pezzo di regata e sono passato da terzo a settimo e fortunatamente poi ho guadagnato due posizioni, no? Comunque sono soddisfatto della regata, sono terzo in classifica generale e speriamo di tenere duro anche domani. Sicuramente è un posto molto bello per regatare, ero venuto qui anche 2 anni. No, nel 2012, nel 2009 addirittura con Daniele per fare un campionato mondiale under 15, quindi è bello ritornare in un posto in cui sei stato da piccolo e di cui hai bellissimi ricordi. Sì, soprattutto oggi è stata veramente una giornata difficile dove una volta si passava da sinistra, una volta da destra, poi di nuovo da sinistra e dovevi essere veramente sempre in fase con ad esempio l'inglese che proprio si allena sempre qui, oggi da primo è passato decimo in una bolina, quindi è veramente veramente difficile, una giornata in cui se un minimo errore ti poteva costare veramente 10 posizioni. Dovevi sempre osservare comunque davanti a te, non bastava sapere che era buona a destra, ma ogni partenza, ogni regata dovevi guardare avanti e capire cosa faceva il vento, dove entrava prima la raffica, anticipare le raffiche, era questo oggi il segreto che penso mi abbia aiutato più di tutto.